Presentato questa mattina presso l'aula consiliare del Comune di Popoli il concerto tributo a Lucio Dalla, che si terrà il 15 agosto in Piazza della Libertà. Non una band tributo, ma il chitarrista storico di Dalla, Ricky Portera, e la corista Iskra, protagonista insieme al cantautore bolognese di molti concerti e di videoclip indimenticabili. Il concerto che faremo con Lucio non deve essere né un tributo, né un necrologio, né qualcosa di similare. Il concerto di Lucio è il concerto di Lucio. È come se ci fosse lui, è come portare avanti quello che lui ha lasciato in mano nostra. È come se ci avesse detto: andate avanti voi adesso, io sono stanco, e prendete il mio posto. Quindi deve essere solamente un proseguo, un andare avanti per portare e ricordare sempre chi è Lucio, non chi era. Poi lavorando con lui 24 anni sto scoprendo quanta emozione c'è in giro, anche ragazzi che suonano Lucio Dalla, questo è tutta l'Italia e non solo sicuramente, si è risvegliata per un grande personaggio, quindi figurati io appunto che ho lavorato tanti anni con lui, non solo per i dischi, non solo per i video, ma anche così come una familiare, come una di casa, e quindi è bellissimo, è un grande cantautore, quindi sicuramente dà una grande emozione, veramente. Torna in grande stile il Ferragosto Popolese con un concerto che ha per protagonisti nomi illustri del panorama musicale italiano, ma che rappresenta un'occasione importante per la solidarietà. Infatti il ricavato del concerto andrà in beneficenza per le popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal sisma, come ci ha spiegato l'assessore alla cultura del comune di Popoli, Giulia La Capruccia. Il 15 abbiamo deciso quest'anno di dedicarlo a Lucio Dalla, perché è stato il suo anno, quindi con un concerto di alta qualità. In realtà non è una cover, ma sono i suoi musicisti e la sua cantante, abbinando anche l'aspetto solidale. E quindi abbiamo deciso di destinare fondi, una raccolta fondi per il terremoto dell'Emilia Romagna. Fatto che l'Emilia Romagna nel 2009 con il Comune di Popoli, alcuni comuni, per meglio dire, dell'Emilia Romagna si sono mostrati solidali. Quindi in questa circostanza chi meglio di noi può comprendere che cosa significa subire un terremoto, e quindi abbiamo deciso di destinare il 15 agosto e dedicarlo a loro, oltre che al vice sindaco Amedeo Natale, che per molti anni si è occupato del Ferragosto Popolese con successo, e quindi è doveroso dedicare a lui il Ferragosto Popolese, vice sindaco che è scomparso in febbraio scorso, quindi ecco due ricordi fondamentali. Altro appuntamento molto atteso è la cronoscalata, che quest'anno compie 50 anni e che è stata dedicata alla memoria di Amedeo Natale, vice sindaco del comune di Popoli, scomparso prematuramente lo scorso febbraio. Nonostante le difficoltà economiche a livello nazionale abbiamo cercato di impegnarci al massimo per elaborare un cartellone che fosse degno del Ferragosto Popolese. In particolare ci tengo a precisare che oltre agli eventi legati all'iniziativa per l'Emilia, che ci sarà il 15, alla Sagra del Gambero della Trota e alle altre manifestazioni, è motivo d'orgoglio anche la cronoscalata, che quest'anno tocca la 50ª edizione, e quindi è un'occasione particolare. E anche in questo caso ricordiamo il vice sindaco, ci sarà all'interno della competizione un memorial a lui dedicato, perché negli anni è stato colui che come amministratore ha collaborato all'organizzazione di questa gara.